Ehi, sono Giacomo Sanvitale e sono da solo in un college americano. Ma andiamo per ordine. Il 3 luglio di quest'anno, dopo un anno in lockdown passato rinchiuso nella mia stanza, in cui le uniche idee creative a cui riuscissi a pensare erano come mostrare la mia depressione e tristezza, ho deciso di partire per l'America, più precisamente in Oregon. Sono stato il primo della squadra ad arrivare. E sicuramente l'adattamento ha avuto le sue difficoltà, per non considerare come, per quanto mi aspettassi potesse essere diverso dall'Italia, venisse pronunciato il mio nome. Atolano? Giacomo! Nice to meet you. Insomma, in soli 3 mesi qui, ero già riuscito a iscrivermi a Jiu-Jitsu, essere richiamato dall'hotel, perdermi a Portland, vaccinarmi, esultare contro tutti gli americani che tifavano per l'Inghilterra. Che poi perché? Non ho ancora capito. Parlare con un manichino. No, stavo guardando un po' di là, volevo prendere un capire. Ciao Roccia, oh, ci becchiamo, Fortissimo. Allenarmi con i Timbers, essere truffato da Amazon, mangiare gratis, ricordarmi che non sono a Milano. Mi scusi, lì in fondo signora, la gnagna qui manca un po', dove vado? Essere ospite in MLS femminile, photoshoot, quasi morire, scalare un canyon. Non ce la faccio, aiutami, Luca, non è facile. Quasi morire, no aspetta, questa l'ho già detto. Non ci vedo più. Arrivare al college, rimorchiare. Che è quella signorina? Amore mio, ecco che arriva la nostra prima cena. Yes, how you know? I just guessed. Ah, ok. Ecco il numerino, va bene. No. Eccolo lì. Okay. Stare male al fitness test, infortunarmi, fare un film. E sti fuori! Ti troverò! Dove ti stai nascondendo, Fernando? Hey! Ah no, era il mio piede. Sarà meglio metterlo a posto. Provare il pre-workout più forte del mondo che non abbia ancora idea di come possa essere vivo. Fare un party americano, diventare coach, infortunarmi di nuovo. E questo, questo non so cosa sia. No. Oh. Non va. Ma ragazzi, che succede? Caro, dai, mi piace bene? C'è un po' di party? Insieme qui a Riccione per una serata ultima di estate, ritornando al lavoro, e allora godiamocela ragazzi, in alto le mani, i cuori fragili che si numereranno questa sera. Tra poco qua. Insomma, penso di essermi goduto questa esperienza senza nessun rimorso o rammarico. Volevo raccontare l'esperienza di un normalissimo ragazzo italiano che si approcciava nel classico lifestyle che i film ci presentano. Mi ero posto domande come le ragazze saranno come nei film? Sono davvero tutti grossi? Come sarà il calcio? Game time, baby! E la scuola? Siamo arrivati in classe con il professore. Morning, prof. Giacomo, what's happening? So are you ready? Are you afraid of what's coming? Like for vlogging? No. The test is. You're ready, right? Yeah, just ripasso un secondo. The exam is on the page like 70, 71. Over page 100 to 150. Like it's 50 pages there. And it's all on Aristotle and Plato and Nietzsche and Kierkegaard Migliore and Nietzsche. Luther and Calvin. 12 essays. You'll be ready, you're good, you know this stuff. I'm so good. Ma proprio oggi, camminando per questi posti che mi hanno circondato per mesi, vedendo sempre le stesse persone, facendo sempre le stesse cose, mi accorgo di come spesso di troppe cose per scontato. Quando avevo decine di persone intorno, sognavo di allenarmi da solo, ma ora che sono qui da solo, capisco quanto bello fosse avere qualcuno con cui allenarsi. C'erano giorni in cui volevo semplicemente starmene per le mie e speravo nessuno mi fermasse, ma oggi mi mancano anche le più stupide delle conversazioni. Volleyball player for Corbin University, number 14. You're number 14? Yeah, you knew that. Who's number 14? I know, Zac Efron. Who? In high school. Who? Zac Efron. I don't know Zac Efron. Oh my god. I only know Troy Bolton. Oh. La verità è che quest'anno è stato un anno incredibile. Ho iniziato il mio canale YouTube sperando che da un semplice schermo si potesse vedere il vero Giacomo. Ed è inutile dire quanto ancora oggi mi vengano i brividi a pensare a tutto ciò che è successo. Ma se è andata come è andata, è stato anche grazie a voi. Vi siete appassionati a persone che non avete nemmeno mai incontrato. Mateus, Carlos, Saad,
Robin sono tutti stati protagonisti di questo meraviglioso racconto che ha visto come si vive in un college a 360 gradi, in modo trasparente. Ma lo so cosa state pensando. Ci dice perché è da solo nel college o no? Sono da solo in questo college ha 70 camere e sono solamente io, che la sera un po' di paura ti viene, se devo essere sincero, perché avrei dovuto fare la visita pre-chirurgica questo 22 dicembre e quindi ho cancellato i voli per tornare in Italia. Il problema è che un sacco di fattori non mi potranno far andare a quella visita perché il campus è praticamente chiuso. Sono aperti solamente i dormitori, però la caffetteria, quindi per mangiare, è chiuso, la palestra è chiusa, nessun trasporto, quindi capite che stare qui altri 12 giorni mi è davvero molto difficile. Sempre per non parlare che tutti i voli dal 19 di dicembre al 4 di gennaio costano il triplo del prezzo. Che poi fa ridere perché la gente pensa che faccia milioni con YouTube. Quindi rimarrò qui per altri 2 giorni e poi mi muoverò in un'altra località, sempre qui negli States, e continuare il mio percorso. In conclusione, il messaggio che volevo trasmettere con questo video è che a volte situazioni difficili possono in realtà esserci utili per avere una prospettiva diversa. Alla base di un percorso come il mio, la solitudine è sicuramente uno dei valori principali che inizi ad apprezzare. Se c'è una cosa che ho imparato, è che a volte essere soli non è la fine.